gente che si sposta non ce n'è proprio. Nessuno. Il minimo indispensabile, quelli che sono rimasti ancora a lavorare, che logicamente ha bisogno di spostarsi. La situazione assurda, proprio critica. Non vi sareste mai aspettati una situazione genere? No. Mai. Io sono 40 e passa anni che sono qua e non ho mai visto una cosa così. Mai. Anche nelle peggiori situazioni, ma c'era sempre uno spiraglio. Qui è proprio zero. Nessuno. La polizia poi blocca gli ingressi, i treni sono cancellati per il 98%, tutti, la biglietteria è chiusa, tutti i negozi sono chiusi, vengo io a fare niente, praticamente vuoto, tutto il giorno qui, 15 ore fermo a fare niente. Affitti, continua a pagare tutto. Chiaro, questo è il problema. Adesso ho bloccato anche diciamo le spese, invece no, continuiamo a pagare e senza incassare, zero, praticamente non incassiamo niente. Questa è la beffa. Oltretutto anche in stazione controllano giustamente, la gente quindi è un deterrente, sono anche di trovare la polizia, quindi non vengono. Ma comunque devono stare a casa, per carità. Ma se devono stare a casa non possono venire qui a comprare. E io che ci sto a fare allora? Ma neanche la luce mi pago. Fermo perché non c'è passaggio, la gente non viaggia, i treni sono vuoti e quindi è molto fermo. Lo tenete aperto soltanto come servizio? Sì, perché questa azione dobbiamo mantenere questo. Sono tutte esaurite. E non si trovano. Dice, quindi siete senza, non riesce a trovare le mascherine? Assolutamente no, ma io addirittura io non pensavo, ci sono i cartelli nei negozi di ferramenta, che qualcuno era ancora aperto, che mettono già il cartello fuori che ti dice mascherine esaurite. Quindi voi state cercando delle mascherine disperatamente? Ma disperatamente, se le trovo è meglio, se uno cerca di stare a distanza, ovviamente servono le precauzioni, però se fosse una mascherina sarebbe meglio. Che ogni cliente che trasportiamo diamo una disinfettata, un igienizzato perlomeno ai posti che lui occupa. Oltretutto carichiamo i clienti solo nella parte posteriore dell'auto per mantenere le distanze e insomma uno cerca di disinfettare il più possibile.